Bentrovati tutti. Volevo un attimo dipanare un pochino la questione dell'ascendente, giusto per farvi capire che cos'è, perché è così importante e vagamente come si calcola. Poi magari faremo un video dove vi spiego come si fa il calcolo a mano. Per il resto io vi consiglio di usare dei programmi tipo Starfisher, che sono molto precisi, anzi Starfisher, questo che vedete davanti, è gratuito, probabilmente il più preciso. Scaricate tutto, scaricate anche le posizioni delle stelle, in modo che così sia ancora più preciso. E per esemplificare, ho preso il giorno di nascita di Ugo Foscolo. Ugo Foscolo, sapete, tra l'altro nasce a Zacinto, ma non sono stato in grado di trovarlo sull'Atlante, perché non c'è sull'Atlante astrologico. L'ho fatto nascere ad Atene, qualche cosa cambierà, ma sicuramente non tantissimo. Diciamo che la cosa più importante forse della vita di Foscolo è incasellata benissimo all'interno di questo ascendente. Per l'ascendente ci vuole l'orario di nascita, ok? I programmi sono già tarati nel momento in cui mettete la città di nascita sull'ora legale o meno, o meglio, se c'era l'ora legale all'epoca. Starfisher, per esempio, se prendete le cose storiche, tiene conto anche di quando è stata istituita l'ora legale, ok? Quindi è fatto abbastanza bene, è un bel programma, però tiene conto dell'ora in cui si nasce, ed ora vedremo perché, e delle coordinate, che sarebbero il punto più alto nel cielo, lo zenith, al momento nella località geografica, che è quell'MC che vedete, che si chiama medio cielo. Passiamo un po' ad un po' di definizioni. Che cos'è l'ascendente? L'ascendente, che tra l'altro trovate con tantissimi nomi a seconda del tipo di astrologia che volete seguire, lo trovate anche come il sole che nasce oppure il sol levante. Questa è veramente brutta, però la trovate in determinati libri. Non trovate proprio la parola ascendente, perché ascendente poi sarebbe discendente dall'altra parte, brutto, suona male. Infatti, due punti, questi qua, sono il sole che nasce e il sole che tramonta. Ok? Detto anche in un certo tipo di astrologia, discendente. Che cos'è? Allora, nel momento in cui una persona nasce, a est, nel punto esatto dell'orizzonte terrestre, quindi a 0 gradi, c'è un segno che sorge. Ok? I segni sorgono tutti in 12 ore, però non hanno tutti lo stesso spazio. Infatti è molto più raro essere ascendente Scorpione che essere ascendente Pesci, per esempio. I Pesci hanno l'arco più largo, lo Scorpione, mentre più o meno hanno tutti 2 ore, lo Scorpione ha soltanto, a seconda dell'astrologia che seguite, 52 o 58 minuti, più o meno la media è quella, mentre i Pesci arrivano anche a 3 ore, quindi l'ora dello Scorpione praticamente se la mangiano i Pesci. Prima che i parti venissero indotti, perché oggi abbiamo una serie di induzione di parti, ma una volta si nasceva anche in antichità, molte volte i parti venivano indotti, però l'astrologia non interessa. Però si nasceva più o meno a tutte le ore. Invece oggi ci sono orari dove è più difficile nascere per motivi, diciamo, ospedalieri. E quindi dicevo, nel momento in cui nasciamo, il sole è il sole, il segno che nasce sull'orizzonte ad est, quello è il nostro ascendente. Esempio che chiarisce tutto: se nasciamo quando il sole sorge, e sorge, per esempio, siamo nel segno del Ariete, che è, proprio per dire il primo, se nasciamo nel momento in cui il sole sorge, il nostro ascendente è Ariete. Quindi dovrebbe essere chiarissima questa cosa qui. Ok? Quindi questo è quello che riguarda l'ascendente. L'ascendente in alcune astrologie, dovremmo dire, perché più di una, viene detto anche cuspide della prima casa. Cuspide
Ora, quando io sento la parola cuspide, mi scuso per sono un po' raffreddato, non prendo bene le T. Quando sento la parola cuspide, mi sanguinano le orecchie. In realtà le cuspidi non esistono, o si è da un lato, o si è dall'altro. Quindi quando vi dicono che siete pesci, cuspide, pesci, cuspide, ariete, vi hanno detto una scemenza. Andate a controllare bene e saprete se siete pesci o se siete ariete. Perché è vero che tutti gli anni cambia l'orario di riferimento, ma o siete da una parte o siete dall'altra. Cioè, mi dispiace, ma chi è nato nei giorni di cambiamento dei segni non ha niente di speciale rispetto agli altri. Chiaro? Non lo dirò più, lo dico ridendo, perché questo è un attrito che ho spesso con l'astrologia di tipo televisivo. Quindi dicevamo, da qui, come potete vedere, si staccano queste, che sono le case dello zodiaco. Queste sono particolarmente importanti perché determinano tutta una serie di rapporti che ha l'individuo con la società. Diciamo che l'oroscopo segni solare senza l'ascendente non serve a niente, assolutamente a niente. Stessa cosa se cercate di fare un'interpretazione dell'ascendente e non avete il grado che vedete qui, e non avete il grado, è come se interpretasse una cosa falsa, e ve lo spiego proprio grazie a questo ascendente qui. Guardate un attimo l'ascendente, è negli ultimi gradi del leone. Se non notate, si usa la simbologia ASC, lo trovate qua, vedete 25 gradi e 7 all'interno del leone. Quindi praticamente la prima casa, è vero che inizia nel leone e quindi la persona sarà ascendente leone, ma è quasi tutta nel segno della Vergine. Ora qui non ci sono pianeti ed è poco interessante, però per esempio la dodicesima, che normalmente è molto, rispetto all'ascendente, è molto influenzata dalla casa precedente, cade quasi tutta in leone e guarda un po' Giove, va a finire proprio nel leone. Guarda caso, una delle cose di Giove, una delle dei grandi problemi di Giove, ora stiamo parlando di Ugo Foscolo, alzo un po' le mani, io naturalmente conosco la vita di Ugo Foscolo, però vi faccio vedere questo aspetto a livello statistico così. Vedete, qui c'è Giove, qui c'è il Sole. Se andiamo qui, e questi c'erano indipendentemente dall'ascendente, vedete che Giove e il Sole sono in opposizione abbastanza larga, ovvero 4 gradi e 19 primi. Io non la considero un'opposizione per la mia astrologia, però ci sono astrologie che nei 5 gradi considerano l'opposizione. Comunque è un aspetto di Giove negativo rispetto al Sole, e se notate è anche nella dodicesima. Giove opposto al Sole nella dodicesima è, nei libri, la morte in esilio per colpa della politica. Quindi diciamo che questa cosa di Foscolo, sempre nella statistica, vi ripeto, io conosco la vita di Foscolo, sarebbe stato bello se all'epoca gliel'avessi predetto, ma chiaramente magari sarebbe da Oscar dell'astrologia, però per dire, questo è il modo in cui si può leggere un aspetto. Poi vi parlerò bene delle case, ora questa è soltanto una lunga infarinatura. Se vedete bene, a un certo punto c'è questo altro asse. Questo asse è il medio cielo, ok? Il medio cielo è, citando la manualistica, la direzione direttamente superiore in verticale della località geografica dove si nasce, ok? Ovvero il punto più alto del cielo rispetto ad un determinato luogo fisico nel momento in cui l'individuo nasce, ok? Perfetto, quindi il segno che nel cielo è più in alto, ok? Il medio cielo è molto importante perché? Perché determina dove inizia la decima casa. Se notate, determina pure dove finisce la terza, anche se questo nei manuali di astrologia non è scritto benissimo. E in questo caso questo Saturno in terza, se stiamo parlando sempre di Ugo Foscolo, è abbastanza importante, perché ricordate
i problemi familiari di Ugo Fosco. Adesso non approfondiamo, però sarebbe abbastanza interessante parlarne. Quindi il Mediocelo, come vi dicevo, è considerato la cuspide della decima casa, sempre questo termine, io lo uso perché lo troverete nella manualistica, quindi per non trovarvi impreparati sappiate che la decima casa è una cosa abbastanza importante, quindi poi avremo modo di parlarne, perché determina tanto del successo che una persona può avere rispetto agli scambi sociali. Quindi, se notate lì, in quella di Foscolo, era in moto retrogrado Urano, che è questo signore qua, il grande padre, che all'epoca era stato scoperto. Adesso mi viene il dubbio, siamo sulla linea del confine. Ok, giusto per farvi capire un pochino l'importanza delle case. Il medio cielo corrisponde al fondo cielo, che normalmente, insieme al discendente, non è considerato una cosa proprio incredibilmente buona. Perché? Perché tutto quello che sta al fondo cielo è chiaramente in opposizione al medio cielo. Tutto quello che sta al discendente è chiaramente in opposizione all'ascendente. Ok? Quindi semplicemente stanno uno da una parte e uno dall'altra. Se volessimo chiacchierare, poi non voglio portarvi oltre perché non è molto interessante, poi ne riparleremo tantissimo di questa cosa qui, anche perché ha una cosa elementare, e adesso ve la dico, cioè legata al mondo degli elementi. Notate che, per esempio, in questa casa qui c'è uno stellium in questo oroscopo, c'è uno stellium in questa casa, ovvero c'è un radunarsi di pianeti. Ora poi vi spiegherò anche che cos'è uno stellium, però c'è un radunarsi di pianeti in una determinata casa e sono tutti dentro la sesta, che è per grandissima parte nel segno dell'acquario. Ok? Quindi queste sono le cose molto molto importanti delle carte natali, che poi da sole hanno un'importanza, ma vanno sempre rapportate alle carte standard, ok? Si fa una comparazione tra una cosa e l'altra, poi magari ne vediamo una e vediamo anche una sinastria tra due persone che magari hanno una relazione. Stavo dicendo, e quindi questo fa capire che qui c'è qualche cosa di veramente importante che poi una persona può decidere o può avere la fortuna di sfruttare durante la sua vita, oppure può rimanere sopita. A me colpisce moltissimo questo Plutone in questa sesta casa, che è anche in acquario, che agita moltissimi modi dell'anima, ma dà la possibilità di avere un immaginario estremamente aperto. Quindi sarebbe bello trovarlo anche in qualcuno, questo stellium. Attenzione ragazzi, che da qualche parte per un refuso è scritto stellarium. Stellarium non esiste, non è una parola, non è una parola esistente. Ok. E ultima cosa, vi consiglio, naturalmente ho già detto Starfisher, il modo più carino per calcolare l'ascendente, che è quello che poi si trovava nei libri. Una volta, se compravate i libri di astrologia, una volta trovavate queste tavole che erano complete rispetto ai giorni dell'anno e più o meno con un piccolo aggiustamento dovuto alla precessione degli equinozi vi azzeccavano l'ascendente. L'ascendente si calcola a partire normalmente da una cosa che si chiama tempo siderale. Qua andiamo anche, qua sconfiniamo nell'astronomia invece, che è un tempo locale. E se prendete le tabelle, ce n'era una, adesso io alzo un po' le mani, perché dovete sapere che quasi tutti i manuali di astrologia sono traduzioni di manuali non antichissimi, perché moltissimi dei manuali che noi utilizziamo sono soltanto falsamente ispirati a manuali antichi, ma in realtà sono manuali dell'Ottocento, quando il grosso dell'astrologia è stata sviluppata, e quindi citano delle cose che tu non sai mai se sono vere. Quello su cui io ho studiato questa cosa qua citava che addirittura il calcolo dell'ascendente che proponeva, molto interessante peraltro, era addirittura attribuito a Isaac Newton, ok?
Ora, giusto per chiudere questa cosa qua, dopo vi ho spiegato più o meno tutto, Isaac Newton aveva la passione per il calcolo, però dovete pensare che il filosofo, durante la fine del Medioevo, l'umanesimo, l'inizio del Rinascimento, molte volte, o lo scienziato, non c'era molta differenza all'epoca, si interessavano di astrologia. Tant'è vero che Galileo Galilei era un astrologo, prima di essere un astronomo, vendeva astrologia. Quindi questo è un dato storico certo, e tanti come lui. Cioè, noi abbiamo avuto tantissimi astrologi che, in base alle loro conoscenze, consigliavano soprattutto i potenti di quando una cosa dovesse essere fatta o meno. Se andate in Vaticano, dove c'è la scuola d'Atene, quella bellissima sala, lascio a voi capire come si chiama, almeno un po' un compitino per casa, sul tetto, sul soffitto, non sul tetto, il tetto sta sopra, sul soffitto vedrete la rappresentazione astrologica dell'incoronazione di Giulio II, e ce ne sono tante altre di queste chicche qui. Comunque, vi lascio con quello che vi ho raccontato. Ora sapete che cos'è un ascendente, più o meno a cosa serve, sapete che cos'è il medio cielo, più avanti approfondiremo. Nel frattempo chiedetemi di tutto, so che manca qualche segno a settembre, ma come vi dicevo, se nessuno me lo chiede, io non lo faccio. Un caro saluto.